Amico mio, Dio compie miracoli. Oggi faccio una piccola pausa nella nostra serie sul Salmo 27 per condividere con te alcune delle tante testimonianze che ho ricevuto. Prego perché ti aiutino a credere che niente è impossibile a Dio e che tutto è possibile per chi crede. Rallegrati! Questa è la prima testimonianza. Ho ricevuto un miracolo quando ci hai mandato il file «Fede è tutto quello che ho». Quella mattina ho pregato per mia cognata Rama, che aveva la sindrome di Lyell. Non c'era niente che si potesse fare per salvarla, perché a quel tempo in Gabon, dove vive, gli ospedali erano in sciopero e comunque non esisteva una cura per quel tipo di male. Ma il mio Dio l'ha salvata. Oggi è in buona salute ed è ritornata a casa sua. Voglio dare tutta la gloria a Gesù. Ecco un'altra testimonianza. Mentre leggevo Un miracolo ogni giorno, lo Spirito Santo mi parlò riguardo alle vittorie spirituali. Allora iniziai con insistenza a far entrare la parola di Dio nell'esistenza di mio fratello, che non conosceva il Signore e stava lottando da anni per le vicissitudini della sua vita. Parlava spesso di suicidio a causa della pressione dei suoi creditori e dei suoi tanti problemi legali. Ho ricevuto la buona notizia da mio fratello per telefono. Disse che nelle ultime 2 settimane i suoi affari si erano ripresi e i suoi clienti erano tornati. Ho potuto dunque testimoniargli che Gesù era intervenuto. E ancora, ero circondato da atei ai quali piaceva scatenare litigi e discussioni. Ogni volta che provavo a testimoniare di Gesù Cristo o di quello che Dio aveva fatto nella mia vita, loro mi schernivano e mi deridevano. Ne avevo abbastanza. Ho iniziato a dare loro brevi riassunti di un miracolo ogni giorno e col passare del tempo la loro curiosità è stata stimolata e hanno iniziato ad ascoltare. È tramite questo che la parola di Dio ha iniziato a parlare loro e sta andando sempre meglio. Gloria a Dio! Leggo un'altra mail. Questo sabato, prima di mezzogiorno, avevo bisogno di soldi per la rata di un prestito. Non avevo assolutamente niente e ricordai la tua testimonianza riguardo al posto nel parcheggio. Disse al Signore, il pastore Eric Sellerie ha creduto e tu gli hai dato un posto nel parcheggio. E ho anche sentito le testimonianze di molte altre persone. Non ho nessuno su cui contare, nessuno che mi possa aiutare. I miei occhi sono su di te, Signore, e so che puoi darmi questi soldi. Ho creduto e mi sono rivolta a Dio con tutta la mia forza ed Egli ha provveduto. Alleluia! Mi ha fatto ottenere i soldi, in quantità anche maggiore, prima della scadenza prefissata. Un altro miracolo. Ho visto la promessa di Dio diventare realtà nel mio lavoro. Il Signore mi ha dato un nuovo lavoro, ancora di più, mi ha guarito quando ero ammalato e lontano dalla mia famiglia. All'inizio di Un miracolo ogni giorno, ho scritto a Eric perché avevo bisogno di preghiere per i soldi per poter pagare l'affitto della mia casa. Ho sentito di essere spiritualmente sostenuto e ho visto il miracolo. Sono finalmente in grado di pagare l'affitto della mia casa. Grazie per le preghiere. Un altro ascoltatore mi ha scritto. Vi avevo mandato la mia richiesta di preghiera ed è successo. Quando sono tornato a casa, mia figlia più grande, che aveva tanto bisogno di lavorare, aveva appena ricevuto un'offerta di lavoro con un contratto di 6 mesi. Eravamo sopraffatti dalla gioia. Ecco un'altra testimonianza. Quando ho iniziato a ricevere e leggere un miracolo ogni giorno, ero single. Erano anni che pregavo e chiedevo a Dio un marito con cui servirlo. Posso dirvi che il Signore è fedele, ha risposto alla mia richiesta. Adesso sono sposata, grazie di cuore al nostro meraviglioso e onnipotente Dio. Un uomo mi ha raccontato. Mia moglie era incinta e sofferente. Quelli che la vedevano non credevano che sarebbe sopravvissuta alla nascita del bambino. Non ero mai stato così depresso. Ma una mattina ho letto Un miracolo ogni giorno e ho trovato la forza per continuare a credere e avere fiducia in Dio. Ho semplicemente ripetuto le parole che il re Davide aveva scritto. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Salmi 23, 6. E mi sono detto che questo accada nella mia casa. Dio ha agito, mia moglie ha partorito una bellissima bambina e l'abbiamo chiamata Jovial. Lei e la madre sono tutte e due in buona salute. I miei miracoli sono iniziati con una guarigione istantanea. Da allora la mia vita e la vita dei miei figli sono state piene di benedizioni, giorno dopo giorno. Ho passato un esame che avevo mancato 4 volte. Ricolmo di fiducia, ho mandato lettere di candidatura ovunque. Poi ho ricevuto una lettera da un'azienda per un colloquio. Mi sono preparato con l'aiuto del Signore e sono andato fiducioso. Non era un colloquio normale, mi hanno presentato tutta l'azienda. Poi mi hanno chiamato per dirmi che ero stato assunto.
come potrei non gridare di gioia? Dio è grande e le sue opere sono meravigliose. Ed infine, lo scoraggiamento mi ha lasciato, la mia fede è quadruplicata. Sono arrivata alla conclusione che quello che mi capita o non mi capita non ha nessun potere nei confronti di colui in cui credo. Nessuno aveva riconosciuto il mio lavoro per 30 anni, ma ho appena ricevuto una laurea ad honorem da un'università americana che non conoscevo. È un miracolo di Dio. Amico mio, non è incredibile quello che fa Dio? La Bibbia dice: meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Salmi 139,14. Prendiamoci un momento insieme e lodiamo Dio per le sue opere. Tutto è possibile con Lui. Grazie di esistere.